Però, scusi se la interrompo, però lei mi sta dicendo che ha in qualche modo si è dovuto dotare di personale adesso temporaneamente per aiutarla, dopodiché si daranno corso a delle procedure trasparenti con un avviso pubblico di tutti quelli che potranno e vorranno fare una Proprio domanda. come lo fanno gli enti pubblici, noi No, inviteremo. una comunicazione diciamo alla collettività, Sì, a ci sarà me, una conferenza stampa, una sì. conferenza stampa, un metodo Vabbè, quello pubblico che sia. per dare, diciamo, Inviteremo a presentare dei curricula, tutte le persone che hanno che presentato dei sono curricula interessate. indistintamente verranno convocate, tutte le Perfetto. persone indistintamente verranno sottoposte a un'attività di rilevazione delle competenze associate al curriculum, che sia fatta sia sul piano teorico che sul piano pratico, Perfetto. e nel frattempo noi definiremo quali sono i profili necessari e quindi alla fine potremmo realizzare un bilancio di prossimità che ci permetterà di compiere le assunzioni in una maniera che sarà leggibile a tutti. Benissimo. C'è un problema di fondo, prego. Dica. Noi come ditta stiamo lasciando il lavoro. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci. Legittima. In questo momento si trovano, come dire, che non hanno l'interlocutore di fronte, perché noi non siamo l'interlocutore in questo momento. Su questo tema e in questa fase. Siamo l'interlocutore di questi come di tantissimi altri, l'assessore Zanchetta prima parlava del complesso dei disoccupati, siamo l'interlocutore di tutta una serie di altri soggetti, ma certamente non in questa circostanza e no, perché non siamo, no, noi non c'entriamo niente in questa vicenda. La contingenza, noi, no, noi, la contingenza, poi noi non possiamo essere noi gli interlocutori perché gli altri interlocutori non sono qui stasera o in generale non ci sono, o in generale voi non vi siete incontrati o trovati con gli altri interlocutori. Gli altri interlocutori sono altri. Noi facciamo, non siamo assenti, non ci sottraiamo, però affermiamo Vabbè, questo dobbiamo con nettezza, perfettamente capire, affermiamo siamo con perfettamente in nettezza linea rispetto a che non questo. siamo l'interlocutore. Va bene, Mettere il naso fuori dall'acqua sì. e cominciare a respirare. Adesso che finalmente ho messo il naso fuori dall'acqua e ho cominciato a respirare, scusate, non ho fatto in tempo. Cioè la risposta è non abbiamo fatto in tempo. Però, Cioè, signor Presidente, lei stesso ha detto siamo 7 mesi in ritardo, quindi già 7 mesi fa io penso Ma noi che ce dovrà l'hanno detto aver 10 messo giorni qualche prima che parola. prendevamo in Sì, carico la struttura, eh. però Ho siete venuti capito, qua parecchie volte, siete eh. avete Sì, avuto un ma attimino concludiamo tutto. così, Comunque, concludiamo se così possiamo. No, concludiamo così, il aspetta, 2, in aspetta. ogni caso li dovremmo rivedere. Sì, ma poi penso che adesso non so se il 2, prima o dopo, comunque a breve ci sarà questa conferenza stampa che illustrerà tutto quanto e poi ci sarà quel percorso che vi ho prima Benissimo. descritto e sono fiducioso e ottimista rispetto a tutto. Probabilmente non su tutto ci troveremo d'accordo, su molte cose avremo modo di confrontarci ancora, ma insomma io.